Ogni computer connesso ad internet viene identificato in modo univoco da un indirizzo che viene chiamato indirizzo IP. Gli indirizzi IP abbiamo visto che sono una sequenza di 32 bit che vengono suddivisi in quattro gruppi da 8 bit ciascuno, quindi vengono suddivisi in 4 bytes. Questi bytes vengono poi rappresentati in forma decimale come una sequenza di 4 numeri che sono compresi tra il numero 0 e il numero 255, questi numeri separati da un punto. Vediamo di entrare un po' più nel dettaglio di queste definizioni. Di seguito vediamo l'esempio di un indirizzo IP che viene rappresentato in forma binaria. Vediamo che effettivamente l'indirizzo IP è formato da una sequenza di 32 bit. Questi 32 bit sono suddivisi in quattro gruppi da 8 bit ciascuno. In questa forma, per la nostra mente, è molto difficile memorizzare un indirizzo IP. Vengono allora rappresentati non solo in forma binaria, ma anche in forma decimale. Abbiamo visto che con 8 bit è possibile rappresentare in forma decimale i numeri che vanno da 0 a 255, perché appunto con 8 bit si possono rappresentare 2 all'ottava combinazioni e quindi 2 all'ottava è 256, quindi i numeri che vanno da 0 a 255. Vediamo quindi che questo indirizzo IP, che nella sua forma diciamo binaria si presenta in questo modo, nella sua rappresentazione decimale appare avere una forma decisamente più semplice da memorizzare e da trattare per noi esseri umani. Ma anche questa forma decimale non è così semplice da ricordare per l'utente. Pensate a un sistemista di una rete che debba andare a inserire gli indirizzi IP dei computer connessi alle reti che lui deve gestire. Allora, per ovviare a questo problema, ad ogni computer collegato ad internet viene di solito assegnato, oltre ad un indirizzo IP, anche un indirizzo simbolico, chiamato anche domain name. Questo indirizzo è formato da stringhe di caratteri separate da un punto. Possiamo quindi affermare che ad ogni computer collegato ad internet vengono assegnati due indirizzi, l'indirizzo IP e il domain name.